Prince Exo 3 Rebel 98, la versione più umana della Monfils, cioè questa stessa racchetta nella versione da 95 pollici quadrati. A chi la consigliamo? Sicuramente al giocatore agonista che ama i telai di stampo tradizionale dal profilo sottile, che però cercano anche una certa manovrabilità grazie anche a un peso più contenuto, quindi a quel giocatore agonista che magari fatica adesso a muovere comodamente i 340-350 grammi delle tipiche racchette agonistiche. Caratteristiche tecniche, soprattutto da rilevare il sistema Exo 3 e gli ormai celebri passacorde giganti che consentono alla corda di scorrere più liberamente e quindi di offrire maggior potenza senza perdere in controllo. Dati tecnici del telaio incordato, parliamo di 98 pollici quadrati per un peso di 315 grammi, bilanciamento 33 cm e un grado di inerzia di 310 punti. Il profilo, abbiamo detto, molto sottile, costante a 21 mm. Si esalta chiaramente il controllo, ma grazie al peso contenuto si riesce a difendersi bene, quindi anche nei colpi di recupero, e a manovrarla correttamente sia sotto rete sia nell'esecuzione del servizio. Ovviamente a essere esaltati sono soprattutto i colpi piatti rispetto alle rotazioni, data anche la costruzione appunto a sezione tipica, quindi piuttosto squadrata, che esalta comunque il controllo ancora prima della potenza. Interessante invece il sistema di incordatura, lo schema di incordatura da 16 corde per 20, quindi uno schema molto aperto che da un lato favorisce dare quel tot in più di rotazione e dall'altro favorisce una veloce uscita di palla che si traduce in una maggior profondità.